In questa prima parte del video vedremo come inserire e gestire le armature sui singoli elementi monodimensionali in calcestruzzo armato. Prima di affrontare questa tematica, è bene ricordare la differenza tra il pulsante verifiche e riprogetta per l'elaborazione di verifica. Il pulsante verifiche ha la funzione di avviare le verifiche strutturali per i vari elementi del modello. Per gli elementi in CA, per i quali l'armatura non è stata ancora inserita, essa verrà progettata in base alle impostazioni correnti e sulla base dell'armatura progettata verranno generate le verifiche strutturali. Per gli elementi in CA per i quali l'armatura è stata precedentemente imputata, invece, il programma genera sia le verifiche strutturali che le verifiche sul rispetto dei minimi di norma. Il pulsante riprogetta, invece, ha la funzione di avviare la riprogettazione delle armature di tutti gli elementi in calcestruzzo armato, ignorando le eventuali armature precedentemente inserite e generando le relative verifiche. Supponiamo di avere questo modello del quale avevamo precedentemente progettato le armature ed eseguito le relative verifiche. Come possiamo vedere, la struttura risulta essere quasi completamente verificata, ad eccezione della trave di colmo, della quale parleremo più avanti. Ritorniamo all'ambiente di input e iniziamo a fare delle considerazioni sulla gestione delle armature. Per vedere il quantitativo di armatura che è stato inserito per i diversi elementi strutturali, andiamo in visualizzazione e nel menu colorazione scegliamo armatura longitudinale. Questa funzione attribuisce ai diversi elementi una colorazione diversificata a seconda del quantitativo di armatura longitudinale presente. Nel caso fossero presenti pareti strutturali, la quantità di armatura longitudinale viene calcolata rispetto ad una superficie di 1 m². Come possiamo notare, in alcune pilastrate l'armatura longitudinale risulta non essere uniforme. Supponendo di voler inserire lo stesso quantitativo di armatura longitudinale lungo lo sviluppo della pilastrata, procediamo nel modo seguente. Iniziamo ad uniformare l'armatura della pilastrata a 20 per estremi nodi 27 e 28. Dalla leggenda in alto a sinistra possiamo notare come il pilastro del piano terra, di colorazione gialla, possiede un quantitativo di armatura longitudinale maggiore rispetto a quello del primo piano, che è di colorazione verde. Quindi andremo a copiare l'armatura del pilastro inferiore in quello superiore. Per fare ciò andiamo nell'ambiente Geometria e scegliamo il comando Pennello. Selezioniamo l'elemento sorgente, in questo caso il pilastro del piano terra. Scegliamo le voci che vogliamo copiare dalla lista delle proprietà. In questo caso attiviamo le voci Armature longitudinali più legature e staffe. Quindi selezioniamo l'elemento di destinazione e completiamo con il tasto destro del mouse. Come possiamo notare dalla colorazione, l'armatura è stata uniformata. Procediamo in modo analogo anche per le altre pilastrate della struttura. Facciamo la stessa cosa anche per quest'altra pilastrata. Spostiamoci sulla faccia opposta della struttura. Ora punto nascondiamo le tamponature e andiamo ad uniformare l'armatura delle pilastrate circolari. Una volta modificata l'armatura delle pilastrate, è necessario andare nell'ambiente Elaborazione
ed effettuare nuovamente il calcolo e le verifiche, in modo da verificare i diversi elementi strutturali a seguito delle varie modifiche apportate. Ritorniamo alla colorazione di default. E procediamo analizzando la trave di colmo che, come visto in precedenza, risultava non essere verificata. Quindi selezioniamo la trave in esame, clicchiamo sul tasto destro del mouse e scegliamo Modifica armatura. Come possiamo vedere, questa trave risulta non essere armata correttamente, poiché, essendo stata definita con sezione utenza gommata, dobbiamo fornire al software delle informazioni aggiuntive affinché riesca a progettare le armature della trave stessa in modo corretto. In particolare, dobbiamo definire quali lati devono essere armati come principali e quali devono essere armati con ferri di parete. Per risolvere questo problema, possiamo agire in due modi differenti. Il primo metodo consiste nel far riprogettare l'armatura al software a seguito di alcune modifiche che andremo ad effettuare. Per prima cosa cancelliamo l'armatura presente nella trave. Quindi selezioniamo tutto e completiamo premendo il tasto Cancel. Cancellate le armature, andiamo a modificare le caratteristiche dei lati della sezione. Scegliamo il pulsante Selezione dei lati. Selezioniamo i due lati verticali della sezione e dal menu a tendina in alto a destra andiamo a scegliere Armabile di parete, in modo che i lati selezionati vengano armati con ferri di parete, mentre gli altri lati li lasciamo armabili principali. Effettuate queste modifiche, usciamo da questo ambiente cliccando sul pulsante OK in basso a destra, in modo da confermare le modifiche apportate. E successivamente rilanciamo Calcolo e verifiche in modo da far progettare l'armatura al software della trave in esame. Quindi, all'interno del menu Elaborazione, clicchiamo sul pulsante Calcolo e contestualmente si avvia la calcolazione del modello. Nella parte inferiore vengono fornite le informazioni sulla fase di avanzamento del calcolo. Concluso il calcolo, usciamo da questo ambiente e avviamo le verifiche strutturali. Come possiamo vedere, la trave in esame risulta essere verificata. Quindi, come avevamo supposto, grazie alle modifiche effettuate, il software è riuscito a progettare in modo corretto la trave. A questo punto, in alternativa alla soluzione appena illustrata, è possibile inserire manualmente l'armatura e successivamente lanciare le verifiche per controllare che l'armatura imputata soddisfi le verifiche strutturali e rispetti i minimi di normativa. Quindi, ripartendo da questo punto, cioè dopo aver cancellato l'armatura presente e definito le caratteristiche dei lati della sezione, inseriamo l'armatura nelle varie sezioni della trave. Per prima cosa inseriamo i registaffe, quindi clicchiamo sul pulsante Posizionamento automatico dell'armatura agli spigoli. Scegliamo il diametro, in questo caso supponiamo di scegliere il FI 14, e clicchiamo sulla sezione in cui vogliamo inserire l'armatura. A questo punto andiamo ad inserire l'armatura lungo i lati e supponiamo di inserire un FI 14 per lato. Quindi scegliamo il comando Posizionamento delle armature lungo un lato. Definiamo il diametro, quindi lasciamo il FI 14 e il numero di armature per lato. Supponiamo di inserire un'armatura per lato. E completiamo cliccando sui lati che vogliamo inserire l'armatura principale.
Se vogliamo inserire anche l'armatura di parete, clicchiamo anche su due lati verticali e automaticamente verrà inserita l'armatura di parete. Infine, supponendo che l'armatura si mantenga costante per tutta la sezione della trave, copiamo l'armatura della sezione S1 in tutte le altre. Quindi scegliamo il pulsante Copia armatura tra sezioni. Quindi clicchiamo sulla sezione sorgente e poi su tutte le altre sezioni in cui vogliamo copiare l'armatura. E infine completiamo con il tasto destro del mouse. Inserita l'armatura, usciamo da questo ambiente e rieffettuiamo il calcolo e le verifiche strutturali per controllare che l'armatura inserita sia sufficiente. Vediamo adesso come inserire e gestire l'armatura in un'asta generica. A titolo semplificativo, cancelliamo l'armatura presente in una trave e in un pilastro e andiamo a reinserirla. Per inserire o modificare l'armatura in un'asta, in alternativa a scegliere Modifica armatura dopo aver cliccato sul tasto destro del mouse per l'elemento selezionato, è sufficiente andare nell'ambiente Modello e cliccare sul pulsante Armatura in asta. In rosso sono evidenziati gli elementi armati, a differenza di quelli non armati che sono di colore grigio. Per modificare l'armatura di un'asta, ad esempio su una trave, clicchiamo sull'elemento voluto e di conseguenza si avvia la finestra di input per l'armatura sull'asta. A questo punto, per inserire l'armatura, possiamo procedere in due modi differenti. In entrambi i casi, per prima cosa, dobbiamo andare a definire le sezioni di verifica, poiché il software permette di verificare solamente le sezioni inserite. Se ad esempio vogliamo verificare una sezione intermedia a quelle già inserite, è necessario inserire una nuova sezione alla scissa alla quale si vuole effettuare la verifica. Supponiamo, ad esempio, di voler verificare, oltre alla sezione iniziale e finale della trave in esame, anche la sezione di mezzeria. Quindi andiamo in Sezioni e clicchiamo sul comando Inserisci nuova sezione. Il software automaticamente la pone in corrispondenza della sezione di mezzeria della trave. Se volessimo cambiare la posizione, scegliamo la sezione e andiamo a modificare il rapporto X su L, cioè la posizione della scissa della sezione d'inizio del tratto espressa in percentuale rispetto alla lunghezza dell'elemento. Oppure, in alternativa, possiamo modificare il campo di stanza, cioè la posizione della scissa della sezione d'inizio del tratto rispetto alla sezione iniziale della trave. In questo caso dobbiamo cliccare sulla calcolatrice in modo da convertire la distanza reale che inseriamo nella quota X su L. Per inserire le sezioni andiamo a definire i dati sulle armature, come il materiale da assegnare alle armature dell'elemento, il diametro delle staffe, il numero dei bracci in entrambe le direzioni, e il campo incrementa se non verifica. Se selezionato, qualora l'esito delle verifiche dovesse risultare negativo, il programma incrementa l'armatura imputata riprogettandola. A questo punto, come detto poco fa, per inserire l'armatura in un'asta possiamo seguire due strade. Nel primo caso andremo a disporre nell'elemento l'armatura minima di normativa, sia in termini di armatura longitudinale che di staffe. Per fare ciò, è sufficiente cliccare sul pulsante Disposizione armatura minima da normativa. In questo caso, automaticamente il software inserisce l'armatura minima in tutte le sezioni. Se andiamo in staffe, possiamo visualizzare sia la lunghezza dei vari blocchi, cioè sia delle zone dissipative che no,
e il passo delle staffe all'interno di ciascun blocco. Nel secondo caso andremo ad imputare manualmente l'armatura. Supponiamo, ad esempio, di voler inserire l'armatura in un pilastro. Prima di inserire l'armatura, è bene ricordare che l'armatura inserita nella sezione iesima si mantiene inalterata per tutto il concio che termina nella sezione d'inizio del tratto successivo. Dunque, se lungo lo sviluppo longitudinale di un elemento in CA in una determinata sezione vi sarà una variazione di armatura, in corrispondenza di tale sezione dovrà essere definito un nuovo tratto e una nuova disposizione di armatura. In questo caso, supponiamo che l'armatura del pilastro si mantenga inalterata lungo il suo sviluppo longitudinale e che le sezioni di verifica siano solo quelle alla testa e al piede, per cui non è necessario inserire nuove sezioni. Quindi, definite le sezioni e supponendo di mantenere i dati delle armature di default, cioè FI8 per le staffe e il numero di bracci per le staffe pari a 2 in entrambe le direzioni, possiamo andare a definire l'armatura longitudinale utilizzando i pulsanti presenti nella toolbar in alto a sinistra. Per prima cosa andiamo ad inserire i reggistaffe. Quindi clicchiamo sul pulsante Posizionamento automatico delle armature agli spigoli. Settiamo il diametro, ad esempio il FI18, e completiamo cliccando sulla sezione nella quale vogliamo inserire l'armatura. Proseguiamo inserendo l'armatura longitudinale lungo i lati della sezione. Per fare ciò, clicchiamo sul pulsante Posizionamento automatico dell'armatura lungo un lato. Scegliamo il diametro dei ferri, ad esempio lasciamo il FI18, e scegliamo il numero di armature da inserire. Ad esempio, inseriamo tre armature lungo l'altezza della sezione e completiamo cliccando sui lati dove inserire l'armatura scelta. Procediamo in modo analogo per inserire le armature lungo la base della sezione. Supponiamo in questo caso di inserire due armature. A questo punto, poiché avevamo supposto che l'armatura si manteneva inalterata lungo lo sviluppo del pilastro, possiamo copiare l'armatura della sezione S1 in S2. Quindi scegliamo il comando Copia armature tra sezioni. Clicchiamo sul tratto sorgente, successivamente su quello di destinazione e infine completiamo con il tasto destro del mouse. Come possiamo notare, il software, contestualmente all'inserimento delle armature longitudinali, provvede ad inserire le legature minime di normativa nelle zone dissipative del pilastro. Infatti, inserendo una sezione intermedia a quota X su L pari a 0,5, non verranno inserite legature, poiché ci troviamo fuori della zona dissipativa. Se però copiamo l'armatura della sezione S2 in S3, come possiamo vedere, automaticamente verranno inserite le legature poiché siamo all'interno di una zona critica. Nel caso in cui si volessero gestire manualmente le legature, è necessario disattivare il campo Incrementa se non verifica. Per apportare delle modifiche alle legature, dobbiamo scegliere il comando Inserimento, Selezione, Cancellazione legature. Se ad esempio vogliamo eliminare una legatura, effettuiamo una selezione a box sulla legatura da eliminare e completiamo premendo il tasto Canc della tastiera. Per inserirle, invece, è sufficiente cliccare su due armature all'interno di uno stesso tratto. Per completare l'inserimento delle armature sul pilastro, l'ultimo passo consiste nell'input dell'armatura trasversale. Per fare ciò andiamo in staffe e definiamo il numero di blocchi staffe.
In questo caso avremo tre blocchi, che è anche il numero massimo inseribile, in cui il primo e l'ultimo corrispondono alle zone dissipative. Il blocco rappresenta un conci di trave per il quale il passo delle staffe rimane costante. Ogni blocco è caratterizzato da una scissa di inizio concio, normalizzata rispetto alla luce dell'elemento, ed un passo staffe. Ad esempio, per il primo blocco il passo lo poniamo pari a 14 cm. Per il secondo, con sezione iniziale pari a 0,22, lo poniamo pari a 20 cm. Ed infine, l'ultimo, con sezione iniziale pari a 0,78, lo poniamo pari al primo blocco e quindi a 14 cm. Quindi, come visto prima, inserita l'armatura, usciamo da questo ambiente e andiamo a rieffettuare il calcolo e le verifiche, per controllare sempre che le modifiche apportate siano corrette.